C'ha ragione Monti. Bloccarlo? Bloccarlo, per una o due, ma arrivare tutto via Marciume e basta. Farebbe tranquillamente senza? Questa è un'altra bella domanda. Un po' manca poi. Un po' manca dopo, dai. Così? A posto, grazie, molto gentile. A posto? Non sarebbe male. Lei segue il calcio? Assolutamente no. Troppo già da anni? Già da anni. Quando è che ha deciso di chiudere? Quando ho capito che veramente non c'era più, c'era pochissimo di sportivo, c'era troppo interesse dietro, quindi con l'età della ragione. Dico che è una stupidaggine. Perché? Perché il calcio porta soldi e il calcio porta sogni. È impossibile per il giro di soldi che c'è, sponsor, televisioni, che sono poi quelle che hanno rovinato il calcio. Ma io vivrei ugualmente, però secondo me non ci riuscirà mai, è una provocazione probabilmente. D'accordissimo, così la gente impara a comportarsi meglio, sia durante le partite e anche per quanto concerne il rubare i soldi. Oltretutto si parla di gente che ne ha già tanti. Potrebbe essere un'idea. Perché? Perché ci gira un casino di soldi che non girano in altre cose molto più necessarie. A me se lo togliessero per due anni non me ne fregherebbe niente. Anche per me. Io non vado. Però io amo l'opera, se mi chiudessero la Scala o un teatro per due anni mi dispiacerebbe. Assolutamente favorevole, così avremo più tempo per guardare il cinema, film in TV la domenica pomeriggio, oppure per uscire, oppure per ascoltare della buona musica. Sospenderlo o ripulirlo, sì. Una quota di corruzione va tollerata? No. Non va tollerata, il problema è che è stata tollerata fino adesso, quindi adesso dire blocco una cosa perché non va... Cambiare ma non bloccarlo. E come si fa? È difficile, Piero. Processare, indagare, eccetera, gli eventuali coinvolti. Pene più severe? Sì, ecco, quello magari sì. Bisogna gestire meglio i soldi e controllare le persone. Ma sapere che una partita potrebbe essere venduta, quindi truccata, che sensazione le mette addosso? Una cosa non tanto piacevole per chi vede il calcio effettivamente come uno sport vero. Però lo segue ancora? Purtroppo sì. No, guardo le partite perché mi piace il calcio. Però con più distacco? Sì. Starebbe male senza il pallone? Beh, sicuramente mi riempie degli spazi. Ma non ha un moto di protesta? Cioè, come si può fare a protestare? Non seguirlo più per il momento? Io ce ne sono ancora 60 milioni in Italia da convincere. Ognuno comincia da sé. Comincia da sé. Io non riesco. Ma secondo lei perché ancora ci si ostina a seguire un calcio quando c'è l'evidenza di una corruzione ormai sistemica? Perché è una passione. Mi sembra un po' una malattia per tanti. Una droga? Sì, una droga. Io non li capisco questa gente. Si vive anche senza calcio? Sì, sì, benissimo anzi. Anche perché è molto corrotto sembra. Sì, sì, è sempre stato così. Ma perché tanti italiani lo seguono anche se sanno che è corrotto? Per le scommesse. Penso che sia il problema minore forse il calcio, insomma. In Italia. Se dovrebbero occuparsi di altri politici, se vogliono fare i politici. Ma il calcio può essere sano se la politica e l'economia sono corrotte? No, è tutto uguale. Ci sono più ladri in politica che nel pallone. Quindi lei dice prima facciamo polizia in politica e poi ci pensiamo al calcio? Visto che il calcio alla fin fine è un sollievo. Ma non mi interessa, è un mondo che per me non esiste, esiste il calcio. Il calcio è una vergogna comunque. È un modo di avere la violenza senza violenza. È anche un'ottima pillola per addormentare gli italiani. Forse arriveremo anche al tumulto se sospendono veramente il calcio. Ci sarebbe una sommossa? Sì. Qua in Italia sono tutti troppo pavidi per fare qualsiasi tipo di sommossa. Nemmeno per il calcio? Ma forse qualche disordine, certo.